una cosa che non cambierei assolutamente con nessun'altra cosa fatta in quell'età, dai 14 ai 18 anni. Noi la cioè che si poteva fare i bagni e tutto quanto. A 18, tra i 14 e i 18 anni si prendeva delle barche, io allora ero all'Esperia, e si andava dall'Esperia fino alla loggia, si faceva i bagni, si mangiava e tutto quanto, poi nel primo pomeriggio si scendeva giù con le pagaie, cioè allora c'erano quelle barche in legno, i civassini le chiamavano, io non so se lo dico bene perché sono toscano, e il discorso è che scendevi giù e poi trovavi lì, noi chiamiamo l'isolotto che si ritrova presso poco all'altezza del cimitero di Moncaglieri, un veliero che si chiamava Incredibile, e era una copia di quello che poteva essere la Nina, la Pitta, la Santa Maria, e che c'erano delle persone più adulte su quello. Allora questi qui ci chiamavano, ci si metteva tutto intorno a questo Incredibile, ci si lasciava poi trasportare dalla corrente, e loro che erano più adulti avevano, oltre il salame, il panino, una cosa o un'altra, c'erano anche bottiglioni di vino che non facevano nemmeno poi tanto male. È proprio, cioè, e non, questa cosa non la cambierei, questi ricordi non li cambierei con nessun altro momento, diciamo. Cioè, adesso andare a fare i bagni a Noli, o cioè, dico delle città vicine all'uscita dell'autostrada, cioè, ma veramente è fuori proprio da quello che era il pensiero di allora e tutto. Che si era contenti e felici.